Ciao ragazzi, eccoci con la 24esima parte di Tesso Sinfonia. Molto bene, nella scorsa parte abbiamo lasciato le fogne di Meltocchio per sfuggire appunto alla cattura, abbiamo dovuto fare il giro lungo. Adesso dobbiamo prendere gli idroscafi perché dobbiamo attraversare il mare e il ponte è stato sollevato. Quindi dobbiamo venire qua e incontrare, com'è che si chiamava? Kuchinawa, credo. Troviamo nel Ponte Magno. Kuchinawa dovrebbe già aspettarci in fondo alla scala a destra. Ok, allora andiamo. Molto bene. La scala è qua. È chiusa. Dai, sfondala. È uno scassinatore. Ah, Lloyd, sei grande. Perlomeno è utile per alcune cose. Ma in quanto all'aspetto, io lo batto di gran lunga. Sta zitto che sembri una donna. Cosa c'entra il mio aspetto ora? E poi cos'è che non va? Si può vedere il ponte. È enorme. Quelle specie di decorazioni sono exosfere, allora. Ah. Spettrale. Direi grottesco, anche se sapendo da dove vengono le exosfere non so se il termine è giusto. Eh sì, perché come vi ricordate ragazzi, le exosfere sono praticamente l'essenza magica delle persone. Siamo già arrivati. Ma quanto ci avete messo? Questo è il magiscafo. Ok Lloyd, provo a usare questo nuovo giocattolo. Vediamo, così. Oppala, che cavolo è la capsula... Come cavolo si chiama quella di Dragon Ball? Ma è incredibile. Forte, come funziona? Chissà perché è come se l'avessi già visto. Ah, niente. Guardate, portatile. È scomparso, straordinario, proprio forte. Proviamo a farlo riapparire. Sì, in poche parole ci dice che possiamo andare a un porto e possiamo farla comparire e riapparire ogni volta che vogliamo. In questo modo possiamo spostarci tra le isole, ragazzi. Bene, non vedo l'ora di usare il magiscafo, è mitico. Tanto ti verrà presto a noia, come sempre. Ah, è vero, c'è questa particolarità di Lloyd. Che bello, andiamo per mare. Janice, cioè Rain, non è molto contenta. Andiamo a Saibak. Porta questo con te. Un ciondolo protettivo. Fai attenzione. Ciondolo di Kuchinawa. Ok. Siamo già all'interno. Povera ondina, quanto lavoro. Tanto comunque dobbiamo andare semplicemente dall'altra parte del mare. Allora, puoi imbarcarti sul magiscafo da ognuno dei moli che trovi lungo le coste. Esatto. Muovi verso sinistra o destra per virare e premere A per avanzare. Su e giù per muoverti in avanti o all'indietro. LBRB ruota la visuale. Premi B nei pressi di un molo per sbarcare. Ok. Ok. Dovrebbe essere questo? No. Ho scagliato subito il porto. Dai, sono incastrato. Oh. Adesso ovviamente ci attaccheranno prima di arrivare in città. Oh, siamo arrivati. Facile indolore. Dobbiamo andare all'accademia, se mi ricordo bene. Ah, guarda chi c'è.
Però è un incognito, non è vestito di bianco. Bastardo. Prima o poi. ciucciolo Kratos. Vai, vai. In effetti c'ha la situazione abbastanza in pugno. Anta wa sono gehin na shaberikata naoshita hoga ii in janai no? Sore yori Lloyd, sono Kate to iu hito no tokoro wa ikanakute wa. Sou da na. Izoko. Bene. L'accademia, dove sarà l'accademia? Ok, siamo già arrivati. Dobbiamo parlare con una certa Kate. Ah no, ma l'accademia era dall'altra parte. Non mi ricordavo più. Ma possiamo entrare dalla porta principale? Usiamo il passaggio segreto. Ah già, il passaggio segreto. Qua. Eccoci. E ce l'avevi di fronte, potete chiamarcelo. Siete voi. Abbiamo salvato i nostri amici e siamo tornati con Presea come avevamo promesso. Oh. Sì, ha ragione, lo strano umano prodotto dalla fusione di sangue umano e mezzelfo. Avete davvero degli amici mezzelfi? Ho sentito la storia. Presea sta creando un cristallo, Cruxis, dentro il suo corpo? Ah. Sì, esatto, lo chiamiamo il progetto Angelux. Il progetto Angelux è lo stesso progetto in cui era coinvolta mia madre. No, è scappata, poverina. Mi piace tantissimo Presea come personaggio. L'exosfera in sé non è niente di speciale. Ha solo un castone protettivo su di essa. Questo castone ritarda il processo parassitico dell'exosfera, che normalmente dura pochi giorni, facendolo durare decine d'anni. Attenzione! Sembra che questo possa far mutare l'exosfera in cristalli Cruxis. Questa infezione parassitaria è la causa della limitata reazione emozionale di Presea? È come Colette, esatto, l'avevo detto anch'io. Se lasciamo Presea in queste condizioni, cosa le succederà? Quando il processo parassitico avrà terminato il proprio corpo, morirà. Attenzione. Hai fatto una promessa, la salverai? Una promessa, giusto. Per salvare Presea dovete parlare con un nano di nome Altesa. Vive nel profondo della foresta Gaurak. Ci sono nani anche su questo mondo. Sì, io e lui abbiamo preso parte a questo esperimento su ordine del Sommo. Oh, basta, ancora quel vecchio squalido. Non avevo mai visto un mezzelfo dalla parte del Sommo. In effetti pensavo che fossero contro. Io non sono dalla sua parte. Preoccupatevi di chiedere ad Altesa di riparare il castone di Presea. Lloyd, non puoi aggiustarlo tu? In effetti. A dire la verità non riesco nemmeno a notare le differenze tra questo e il normale castone. Sì. Andiamo a cercare sto nano. Ma soprattutto, dov'è che è sta foresta? Ok, possiamo uscire.
Ok, ho letto dove si trova, ragazzi, perché non ne avevo assolutamente idea. Da quello che ho letto dobbiamo andare a nord-est. Nord-est a partire dalla città. Ok. Nord-est. Ah, l'ho già vista. Eccoci. E dai, combattiamo un pochino. Nella scorsa parte non abbiamo combattuto per niente. Per fortuna che Colette ha mantenuto tutte le sue capacità. Comunque Presea, ragazzi, è fortissima. Io ho messo via Zelos, perché comunque anche un altro che attacca corpo a corpo non serve. Questo posto fa capponare la pelle. È buio. Colette sei stranamente allegra e festosa. Va bene. Ah, subito una battaglia. Oh, oh, le somme milizie. Zelos, il prescelto, sei sempre stato d'intralcio al sommo. Eh sì, l'ho sempre saputo, fin da quando ero bambino. Bene, è tutto più semplice allora, la tua ora è finalmente giunta. Ok, asfaltiamoli per bene, anche se non sono deboli, eh. Madonna, quella magia di Colette mi piace da impazzire. Non è come l'Indignation di Jade di Tales of Abyss, però. Tra l'altro, Indignation è la mia magia preferita in assoluta della saga. Se non la conoscete, ragazzi, andatevela a vedere in qualche filmato. È veramente spettacolare. Oh, e muori. State mettendo un po' troppo, ragazzini. Oh, vai. Quanta secondi per ste pip. Andiamo avanti, dobbiamo cercare il nano. Ce la figliamo, e anche la svelta, ma dove andiamo? Perché non a casa di Altesa? Giusto. Vai. Andiamo a casa del nano. Bene, vediamo che mostri ci sono in questa zona. Ok, dei fantasmi, uno zombie e degli alberi che lanciano le zucche. Bene. Non sembrano un granché, però come al solito stiamo attenti agli status. Oh, che bello, cambiamo già. E vaffanculo. Stavo per dire, cambiamo già la proprietà dell'anello. Allora è un dungeon vero e proprio. Attenzione, c'è un fiore con un occhio gigante e dei guantoni. Se riusciamo a essere un po' più veloci, prendiamo abbastanza di esperienza. Che ci dà? Questa volta emana luce, attenzione. È come una torcia. Per che cosa la usiamo? Visto che nella foresta è buio, è probabile che ci siano piante estremamente fotosensibili. Ok. Proviamo ad andare di qua.昔はこのガオラキアの森も普通の森だったんだぜ。ふーん、そうなの。ところがある日盗賊が盗んだ財宝を森の奥に隠してんだ。財宝か。どんな財宝なんだ。時価数十億ガルドって宝石だ。で、そいつを狙ってくる連中を片っ端から殺していったんだ。
や、残酷。いつしか森は血で汚れて、殺された人々の怨念が救う呪われた場所になった。うわマジ？またどうせからかってるんでしょ。今でも森に入ると盗賊の幽霊が旅人を殺そうとするんだ。そして盗賊に殺された人々も仲間を増やそうと。今時こんな話、三歳児だって信用しねえって。Mi sembrava troppo serio. Ok, se vi mettete sotto questi fiori, ragazzi, ricaricate l'anello. Come potete vedere. Facciamo ricaricare tutto. Ok, fatto. Tu va via. E dai. Per quanto... Ah, devo puntarlo un po' di più. Ok. Aspetta, voglio vedere prima cosa c'è qua giù. Vabbè, ci ha beccato. Ah, sono dei monaci strani con delle tombe. Con delle spadate dentro. Fanno schifo, però... Tra l'altro, ragazzi, è da un po' che non cucino, anche perché non ne ho bisogno, quindi... Bracciale angelico. Cosa c'è qua? Ah, ricarichiamoci. Ricarichiamo e poi procediamo, vediamo cosa c'è. Io andrei su, Non ho assolutamente idea se la strada sia giusta, Sembra tutta uguale. Ma sto girando a vuoto? Mi sembra la stessa identica strada. Mi ricarico un attimo, ragazzi, poi cambio strada, mi ero perso, naturalmente. Cacca minchia. Oh, abbiamo trovato anche la memo gemma. Grande. Comunque una cosa ho capito, che se sbagliamo strada... Ma pensa a te che bastardo. Ok. Qua che c'è? Un bello scrigno? Ah, ma... Bastardo! Non si apre. È sotto sigillo di qualche potere. Lascia stare, non mi convince affatto. Dobbiamo aprirlo con la luce? Ok. Non indaghiamo, ragazzi, perché non mi fido. Spero che aprire le foglie qua sia segno che stiamo andando nella direzione giusta. Ah, c'è la memo gemma. Salviamo. Ok. Oh, eccoci. Ce l'abbiamo fatta.
naturalmente mi sarò perso delle cose. Chi sarà? Coretto ha tenso di questo cioccolato che non ho mai avuto il nome. Yappari asioto des. Ato, yoroi no oto. Taksan iru mitai. Acci kara kikoeru yo. Mazui na. Acci wa Arutesta ga sunderu hou da. Masaka. Sakki no renchuu no nakama ka? Korin o teisatsu ni mukawaseru yo. メルト卿の下水道にいたやつだ。次から次へと強行のやつ。そんなに俺様が邪魔かっつ。私はお前たちと戦うつもりはない。プレセアト。Chissà che cavolo ha a che fare。冗談じゃない。僕らの命を狙ってたくせに。他の者たちは知らないが、少なくとも私はお前たちの命など狙っていない。私が命じられたのはコレットという娘の回収だ。私？今はお前たちに危害を加えぬプレセアと言ったか。その娘と話をさせてくれ。エクスフィア、お前も被害者なのか。Quindi non è l'unico。プレセアが危ない。何が何だかわからねえけど、とりあえずあの男を止めよう。Anche se comunque ha detto che non aveva cattive intenzioni. Ok, attenzione, mi sa di forte. Combatte anche con i piedi, maledetto. Beccati questa quartetto, questo quartetto di colpi. Ha una grandissima difesa, eh. Però non basta contro di noi, siamo troppo forti. Siamo anche saliti di livello. Grande. Doyara jijōga arisō ne. Horyō ni shitara dō kashira? いろいろ話も聞けそうだわ。シーナ、たくさん。お、スクザート。コレットの耳は正確だね。足音、どんどん大きくなってる。まずいんじゃねえのか？でも、このまま戻ったって、強行騎士団がいるだろう。仕方ない。瑞穂の里に案内するよ。Oh, andiamo al villaggio di Shina. Mizuho no sato wa gaibu ni himitsu no kakure sato nan daro? Dakedo, kono mama ja hasami uchi da yo. Sato ni nigekomu shika nai daro. So da na. Tanomu yo, Shina. Ja, Zeros, sono dekkai otoku o hakonde kure. Ore sama ga? Konna o otoku, ore sama hitori de hakoberu ka tsu no? Ma pensate, Zelos senza sentimenti. Non sarebbe. Sarebbe tutta un'altra storia. Non possono privarci di Zelos. E la Madonna. Schwarzenegger. Esatto. Grazie per ribadire sempre il fatto che noi uomini siamo sempre più inutili nella società. Ora, tutto to iku yo. Ok, andiamo fuori. È stato più facile del previsto. Mizuho tte sato wa mori no dokorahen ni aru nda? Soitsu wa ienai yo. Dōse mou sugu tsuku nda kara gaman shite kure. 相変わらず、瑞穂の連中は秘密主義だな。独自の文化を守るためだよ。嫌ならあんたはガオラキアの森で待ってるといいよ。
冗談でしょ。死の森に置いてきぼりなんてごめんだぜ。ガオラキアの森に一人残った場合の生存確率 25%。 嫌なこと言わないでよプレセアちゃん。大丈夫だって、ゼロスって殺しても死ななそうだぜ。同感。シッ、美男薄命って言うだろ。用法ミス確認、訂正の必要あり。プレセアちゃん。Okay, il fatto che Presea non abbia sentimenti non significa comunque che sappia fare i calcoli. Qui è proprio un robot, sembra. Ok, siamo già arrivati. Ah, è proprio qui. Ok ragazzi, sapete cosa? Io chiudo la parte, non la faccio più lunga del solito comunque. Come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Vi do appuntamento con la prossima parte di Sinfonia. Ciao a tutti ragazzi.